all of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy like the Milky Way galaxy with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. And so we're possibly looking at a universe that's much older than we think it is, and we're also possibly looking at maybe this is an optical illusion. Are those the two options here? That's right. Some people say it's an optical illusion. You see, according to Einstein, gravity can act like glass. The glass, of course, you can make a magnifying glass. With gravity, you too can bend space and time to create a gravity a magnifying lens. So you think that these galaxies are huge when they're actually baby galaxies. Now, I personally think that the solution to the problem is these are not baby galaxies at all. They're actually monstrous black holes. Black holes that formed after the instant of creation. That's baffling scientists because they don't fit in the normal sequence of the birth of a galaxy. So I personally think that we're actually looking at monster black holes where perhaps new laws of physics are emerging. And again, if you can figure all this out, there could be a Nobel Prize waiting for you. I'm sorry, you're saying that these galaxies, these six galaxies that look kind of like galaxies are actually black holes? Yeah, that's one theory, because we think that at the center of our own Milky Way galaxy, there is a raging black hole that is 2 to 3 million times more massive than our sun. In fact, we now believe that at the center of almost every galaxy in the universe, there's a monstrous black hole that could be millions to billions of times more massive than our own sun. La nostra galassia ha 13,51 miliardi di anni, ok? E ciò significa che ha cominciato a svilupparsi poco prima dell'espansione del Big Bang. Come spiegava il professor Michio Kaku, una galassia come la nostra, che ospita qualcosa come 400 miliardi di stelle, per svilupparsi, signori, e stabilizzarsi e rendersi osservabile impiega miliardi di anni. Chiaro? Ma non miliardi di anni, impiega centinaia di miliardi di anni. Ecco, come può essere allora che il James Webb Space Telescope ha osservato 6-7 galassie primordiali molto più grandi della Via Lattea, ma nate solo mezzo miliardo di anni dopo il Big Bang? Letteralmente non avrebbero avuto il tempo per crearsi, ok? Non c'è altra spiegazione, dobbiamo strappare i libri di testo e prendere fra le mani questa osservazione empirica che dimostra che a quanto pare abbiamo sbagliato tutto. L'universo è molto più antico di quello che pensiamo. Ma come si calcola l'età dell'universo? Te lo sei mai chiesto? E cosa implica una scoperta simile? Perché Michio Kaku parla di nuove leggi fisiche? E cosa c'entrano i buchi neri? Dove abbiamo sbagliato? Come avvengono determinati calcoli? E che prove abbiamo fra le mani? Mettiti comodo, perché sei a casa e a spiegarti tutto ci penserò io. Intanto lascia like se no ti minaccio, perché iniziamo. L'età dell'universo si calcola analizzando la radiazione cosmica di fondo. Non è che gli astrofisici si sono svegliati una mattina e hanno detto: ma, dai, inventiamo che l'universo ha 13 miliardi di anni. No, chi di dovere
ha condotto vari studi in merito alla radiazione cosmica di fondo e quindi in merito all'energia elettromagnetica che permea tutto l'universo osservabile, considerata come prova del modello del Big Bang, e ha stimato l'età dell'universo. Nonostante lo spazio tra le stelle e galassie appaia nero con un telescopio ottico tradizionale, tramite un radiotelescopio a infrarossi, invece, signori, è possibile rilevare una debole radiazione che non è associata ad alcuna stella, galassia o altro corpo celeste, la quale è stata misurata per stimare l'età dell'universo e quindi in anni quanto tempo è passato dall'espansione della singolarità ad oggi. Si può sbagliare? Sì, le nuove osservazioni del James Webb probabilmente dimostrano un errore, un potenziale errore. Questo implica che non ci sia mai stato un Big Bang? Assolutamente no, sia come sia che siano passati 20 o 13 miliardi di anni. Avendo avuto la prova incontestabile che l'universo è in espansione, riavvolgendo il nastro, ieri era più piccolo di oggi e per forza di cose un tot di miliardi di anni fa l'universo era una singolarità. Ora, che cosa è successo? È successo che sono state osservate, e quindi attenzione, non è che le hanno teorizzate o matematicizzate, no, sono state proprio osservate 6-7 galassie che esistevano solo 650 milioni di anni dopo il Big Bang e che potrebbero aiutare a rispondere a domande fondamentali sull'evoluzione dell'universo. Più guardi lontano nel cosmo e più guardi indietro nel tempo, perché la luce di stelle e corpi celesti per attraversare una determinata distanza ci mette un tot di anni luce, ok? E quindi avendo osservato a 13 miliardi di anni luce rotti di distanza, tu non stai guardando nel presente, ma stai guardando la luce che emettevano quelle galassie 13 miliardi di anni fa. Che cosa implica questo? Questo, caro internauta, implica che stai guardando degli opart spaziali. Stai guardando galassie che secondo la scienza e le leggi dell'universo non dovrebbero esistere. Stai guardando galassie immense, molto più grandi della nostra, ai confini del tempo e dello spazio, nate talmente presto rispetto a quando sappiamo che si è espanso il Big Bang che gli scienziati stanno letteralmente impazzendo. Ok? Stanno impazzendo. Addirittura, non sapendo cosa dire, alcuni scienziati hanno tirato in ballo l'ipotesi dell'illusione ottica o del malfunzionamento. È arrivata la NASA a dire: eh no, caro Jimmy, il teorico dell'evoluzione dell'universo. Di malfunzionamenti non ce ne sono e stai osservando cose che non dovrebbero esistere. Se non è ciccia, è pan bagnato, no? Se matematicamente non avrebbero avuto il tempo per crearsi, o non sono galassie, o l'universo, cari signori, è più antico di quanto pensiamo. Non si scappa, ok? E invece no, ebbene no, perché la comunità scientifica, per ora l'unica spiegazione che ha dato, molto insoddisfacente direi, è stata quella in cui si parla di uno studio che in futuro dovrà capire meglio l'evoluzione accelerata delle galassie. Il James Webb Space Telescope è l'ultimo gioiellino ad alto potenziale della razza umana, capace di scrutare ai confini dell'universo. Possiede letteralmente la tecnologia più alta che l'essere umano è stato in grado di concepire e da determinate analisi ha fornito abbastanza dati per comprendere che quelle 6 galassie che sono state osservate compongono un protoammasso galattico nelle primissime fasi della sua evoluzione. Le galassie sono viste qui come erano solo 650 milioni di anni dopo il Big Bang, il che significa che costituiscono il cosiddetto protoammasso più giovane mai visto dagli astronomi. Il protocluster alla fine crescerà in massa e dimensioni, incorporando altre galassie e formando un ammasso galattico che assomiglia al cosiddetto coma cluster, che la NASA descrive come un vero e proprio mostro dell'universo moderno. L'osservazione di queste 7 galassie potrebbe quindi aiutare gli scienziati a comprendere meglio come il cosmo si è evoluto nei suoi presunti e poco certi 13,8 miliardi di esistenza per assumere la forma che vediamo oggi nell'universo locale. Il James Webb Telescope, signori, ci ha dato la capacità senza precedenti
di misurare la velocità di queste sette galassie e confermare con sicurezza assoluta che sono legate insieme in un protoammasso. L'autore principale della ricerca di ultima generazione, il dottor Takahiro Morishita, uno scienziato presso l'Infrared Processing and Analysis Center del California Institute of Technology di Pasadena, ha affermato in una nota sul sito ufficiale del James Webb che il telescopio non si è limitato a sputare dati così a caso e tanti saluti, ma ci ha dato la capacità senza precedenti di misurare le velocità di queste sette galassie e confermare con sicurezza che sono legate insieme in un protoammasso. Quelle che state guardando sono le immagini ufficiali dei rilevamenti e delle misurazioni del telescopio, ed entrando nello specifico, è stato confermato che le sette galassie evidenziate in questa immagine del James Webb Space Telescope si trovano ad una distanza che gli astronomi chiamano redshift 7.9, che corrisponde, senza tanti giri di parole, a 650 milioni di anni dopo il Big Bang. Il team del dottor Morishita è stato in grado di determinare che le galassie si muovono a oltre 3,2 milioni di chilometri orari attraverso un alone di materia oscura. La chiave per riuscire a misurare questa velocità e la distanza fra le galassie è la misurazione precisa catturata dal Near Infrared Spectrograph del James Webb, uno strumento all'avanguardia montato sul telescopio che ha permesso al team di modellare il modo in cui il gruppo di galassie si sviluppa nel tempo, costruendo modelli di come dovrebbero apparire oggigiorno. I dati dello strumento hanno predetto che il cluster, di cui abbiamo osservato solo le prime galassie in aggregazione, oggigiorno potrebbe essere uno degli ammassi di galassie più densi del cosmo, con decine di migliaia di galassie che ne fanno parte. Quella che state guardando è la pubblicazione scientifica ufficiale e revisionata, ovviamente, pubblicata sul The Astrophysical Journal, in cui si parla anche di materia oscura e di come le ricerche future sullo spettro del profondo infrarosso che permette di mettere in piedi il James Webb riusciranno a mapparla. Praticamente le osservazioni non si limitano ad identificare sei galassie primordiali molto più grandi della nostra, che a regola non avrebbero letteralmente avuto il tempo per crearsi, ma inoltre le osservazioni empiriche provano assolutamente che queste galassie si stavano già aggregando per creare un protoammasso di galassie che oggigiorno, stimano gli scienziati, potrebbe essere uno dei più densi dell'universo, proprio perché, ovviamente, è quello che a regola ha avuto più tempo per formarsi e aggregarsi. Ecco, chi di dovere, a fronte di tutte queste prove e osservazioni certe, ha ipotizzato che l'universo sia più antico del previsto, risolvendo così il problema relativo alle limitazioni temporali. Lo studio di questi protocluster, con la consapevolezza che ne verranno osservati anche altri in futuro, potrebbero ottenere un'ulteriore spinta quando il James Webb, ebbene sì, collaborerà con un altro potentissimo telescopio in futuro, e stiamo parlando del Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA, una missione di indagine ad ampio campo che osserverà anch'essa il cosmo nell'infrarosso ad altissima risoluzione. Il Roman sarà in grado di catturare un campo visivo 200 volte maggiore di quello di Hubble in un unico scatto. Sempre il telescopio Grace Roman, il cui lancio è previsto per il 2027, dovrebbe essere in grado di individuare molti più candidati protocluster per il James Webb da seguire per indagini più approfondite che ci diranno poi in futuro altro in merito alla loro natura nei prossimi anni. Vi immaginate quanti altri ammassi di galassie, cari amici, esistono tuttora e quanto tempo hanno avuto per sviluppare la vita intelligente nel corso della vita dell'universo? Qui, signori, attenzione, perché la probabilità di specie altamente avanzate dal punto di vista tecnologico spazia. Ok, altro che paradosso di Fermi, qui mi viene da ridere, ok? Immagina galassie 10, 100 volte più grandi della Via Lattea
che già ospita 400 miliardi di stelle, con i suoi relativi esopianeti che fanno parte a loro volta di altri ammassi di galassie infinitamente più grandi della Via Lattea? Voglio dire, la domanda è questa, no? Quanta vita c'è? E quanta vita c'è stata lungo il corso della vita dell'universo? E se queste o altre osservazioni future nel profondo infrarosso rilevassero galassie ancora più lontane e quindi più antiche, in che modo si configurerebbe la prova che l'universo è più antico del previsto? E in questo caso, quanto è ridondante la mia domanda? Quanta vita c'è e quanto tempo ha avuto per svilupparsi? Michio Kaku parla di possibili buchi neri. Pensate che anche nella peggiore delle ipotesi, e quindi anche nel caso in cui queste galassie fossero veramente il frutto di una lente di ingrandimento gravitazionale, motivo per il quale, secondo questo filone narrativo, le vediamo così immense, anche in questo caso, se fossero quindi molto più piccole e fossero dei buchi neri, come dice Michio Kaku, c'è bisogno di riscrivere le leggi dell'universo, ok? Metti caso che queste nuove galassie osservate non siano così grandi, va bene? E fossero quindi grandi più o meno quanto la Via Lattea, mettiamo caso, ok? Ecco, ora dai retta a Michio Kaku e pensa se non fossero galassie ma buchi neri. Ebbene, ti illumino? Dovresti per forza di cose concettualizzare i buchi neri grandi come la Via Lattea, e a questo punto devi concepire nuove leggi fisiche, perché semplicemente non è possibile, ok? Al centro di ogni galassia ci sono buchi neri supermassicci, con la massa di milioni o miliardi di volte quella del nostro Sole, al centro di ogni galassia, ok? Ecco, immagina un buco nero grande quanto un'intera galassia. Cioè, di cosa parliamo? Mi auguro che le indicazioni di Michio Kaku siano sbagliate, perché altrimenti quello di retrodatare l'età dell'universo è davvero, ma davvero, l'ultimo dei nostri problemi. Che cosa ne pensi? Quanto ancora non abbiamo capito niente dell'universo? Ti è piaciuto questo video? Se ti è piaciuto, non fare Jimmy l'astronauta della stazione e aiuta il mio lavoro con un semplice like, che è gratis, non ti costa nulla e invece al video fa tantissimo. Mi raccomando, se ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Addio!